Oggi accontenteremo la richiesta di Carlo che mi ha chiesto di disegnare una luna di notte. Allora sono libero di disegnare un disegno di fantasia e do sfogo un po' alla mia fantasia artistica. Facciamo quindi un po' di nuvole. Iniziamo a prendere il pennarello. Allora, ho colorato il cielo nero in questo modo perché queste bianche sono le stelle, giusto? Quindi, facendo così, abbiamo automaticamente le stelle. Adesso prendo una grafite completa con un porta matita, porta grafite. E per chi è interessato, cercherò di mettervi sotto al video il link. Allora, adesso dobbiamo disegnare le macchie della luna, che è fatta di crateri. Ok, adesso disegniamo le nuvole e ci aiutiamo sempre con la grafite perché è molto adatta a disegnare le nuvole e grandi superfici con il grigio. Come avete visto, sto utilizzando strumenti velocissimi perché nel disegno spesso alcuni strumenti che permettono di velocizzare un lavoro danno anche degli effetti molto interessanti e particolari.
disegniamo il mare, perché ovviamente abbiamo disegnato una luna di notte in mezzo al mare. Facciamo il riflesso della luna, così, giusto in mezzo, quindi lasciamo il bianco. Ora iniziamo a elaborare un po' meglio le nostre nuvole. Lavoro un po' più sulle nuvole.
Ecco, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo disegno dove mi sono divertito un po', e mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, se vi va potete seguirmi su Instagram su hashtag ubaldo.info e veniteci a trovare sul nostro blog dove potete imparare a disegnare. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!